fa quando si è interno un criterium per salire sui tatami, eccetera, eccetera, le varie regole. Va bene. C'è una coppia che vi fa vedere come si fa per entrare nell'area di combattimento? Qualcuno che lo sa, ovviamente. Facciamo qualcuno dei più esperti, Alessio e Emanuele, magari vi mettete per favore esterni. Gli altri guardano un attimo perché vi può essere utile. L'area di combattimento è già. L'arbitro fa questi gesti, cercate di focalizzarli, ok, in modo da ricordarli. Perché in realtà non vi parleranno, ok, nelle gare di livello, diciamo così, ma anche dai vostri criteri. L'arbitro non spiega cosa dovete fare, lo dovete già sapere dai gesti che fa. Adesso ve lo spiego giusto per chiarezza. Quando l'arbitro fa questo gesto, invita i due contendenti ad entrare nell'area di combattimento. Prima di farlo però, deve fare automaticamente il saluto. Ok? Succederà quindi così, guardate. E ci si incammina verso il centro. Ci si ferma ad una certa distanza l'uno dall'altro. Dopodiché l'arbitro dice, re, quindi si fa il saluto. Poi ci sarà, fino ai 15 anni, l'arbitro che dice, Kumikata, che vuol dire, indovinate un po', fare la presa. A questo punto comincia l'incontro e l'arbitro dice Hajime. Ad Hajime i due cominciano a combattere. Hajime. Adesso fatemi proiettare così facciamo. Ippon, fermi qua. Cos'è successo? Emanuele, Giorgio Blu, ha fatto cadere Alessio e l'ha fatto cadere completamente di schiena. Questo decreta la vittoria di Tori che ha fatto cadere Uke. E l'arbitro alza il braccio completamente e dice Ippon. Ippon vuol dire punto. L'incontro è finito. È come se fosse un KO. Ok? A questo punto cosa succede? I due contendenti sono in piedi, si rimettono a posto, nell'ordine che era prima, e l'arbitro alza il braccio dal lato come deve decretare la vittoria. L'incontro finisce, due fanno punto, si dà la mano ed escono dall'area di combattimento camminando a marcia indietro. Prima di uscire completamente dall'area, fanno un po' di cose. Questa è la dinamica. È abbastanza chiaro? Me lo fa vedere per favore Jamal e Alessandro? Mettetevi all'esterno. Ecco, quando bisogna prepararsi, non si passa mai dall'interno, ma si fa sempre il giro da fuori. Che cosa hanno sbagliato? Tornate fuori, voi avete già giocato la vostra opportunità. Ok, poi dopo ci si facciamo finta che l'incontro sia finito, le mani, aspetta, e cosa si fa per uscire? C'è un'area di combattimento che solitamente è di forma quadrata, come quel tatami che vedete in giallo. In questo caso il tatami è giallo, cioè blu, ma quando fate una manifestazione dovete trovare dei colori diversi. Molto spesso è verde e rosso. I colori diversi servono per distinguere le aree di combattimento. Chiaramente bisogna rimanere all'interno dell'area principale. Infatti scattano, diciamo così, delle penalità, delle sanzioni quando uno dei due è in mezzo. Ad esempio, facciamo finta che la nostra area sia quella con cui abbiamo prima, giusto per capire. Se noi stiamo attaccando, diciamo che vanno abbastanza, ok, abbiamo fatto un punto verde, e il mio compagno scappa per uscire. Ecco, visto che il mio compagno è uscito per scappare, prendo una sanzione, che nel mondo si chiama Shido. L'arbitro fa questo gesto, a seconda della tipologia di sanzione, mulinello, per capirci, che fa? Shido e comunica la sanzione. Quando si prendono tre sanzioni, è un manso che se prende l'importante è non prendere più. Ci arriveremo.
ad esempio. Lenta. Metto in proprietà. Per voi non c'è il campo di piano. Chiaro? Bene, allora, tornate nei gruppi.